Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, stasera, oggi, anzi, fine della partita, Brescia Pisa, dove il Pisa oggi praticamente non ha detto niente. Non ha detto niente nel primo tempo, meno che Brescia ha detto niente nel primo tempo, squadre che magari forse si sono un attimo studiate. Il primo sbaglione difensivo da parte di Calabresi, il Pisa è stato seccato e quindi siamo andati in svantaggio in una rete a zero. La squadra oggi che nel primo tempo, ripeto, non ha detto niente. No, anche Brescia non è stato che hanno colto la sola e unica occasione da rete e hanno concretizzato. Si scende le spese sull'1-0, nella ripresa, niente da dire, insomma, fondamentalmente. Noi non abbiamo, i cambi non hanno praticamente detto niente, non siamo riusciti a concretizzare niente per tutto il secondo tempo, nonostante siano stati effettuati i cambi, e quindi poi abbiamo subito la seconda rete sul contropiede, diciamo, e poi la terza rete che praticamente chiusa la partita. Poi è stato il rigore, non è servito ni a niente, ma comunque abbiamo realizzato quindi 3-1. Quindi fondamentalmente noi, cioè, oggi la squadra non ha reagito come doveva reagire, una squadra che non trova la linearità, cioè la continuità di risultati. Loria 6, colpevole, io direi. Calabresi oggi 5, Caracciolo 5, Canestrelli 5 e mezzo, Peruato 6, forse è l'unico che ha detto qualcosa di più. Steves 6, Marin 6, nonostante sia stato ammonito. Alessandro 6, Valotti 6, anche se oggi Valotti non era sicuramente in condizione. Moreo 5, solito Moreo per non dargli 4 e mezzo, diciamo i 5 così. Bonfanti 5 e mezzo, Aquilani NP. Poi sono subentrati le Berbe 5, Arena 5 e mezzo, Torregrossa 6 e mezzo. Entra bene, fa qualcosa e alla fine segna il rigore. Hermansson senza voto, ma alla fine, insomma, che dire, così. Squadra che non trova continuità di risultati, una squadra che alla fine dobbiamo cercare di... Comunque Canestrelli e Caracciolo non giocheranno contro la Ferrari-Pisa-Loppi, che incontreremo in casa, e lì dobbiamo fare i punti. E andremo a 43, e allora io direi che poi, insomma, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la salvezza, ma non ci possiamo. Diciamo, ormai è chiaro, conclamato, non possiamo aspettarci niente di più. Anzi, io torno a ripetere, speriamo che arrivi nel più breve tempo possibile. Cioè, o meglio, speriamo che i punti arrivino nel più breve tempo possibile per chiudere quest'anno, chiudere il cerchio e ripartire, diciamo così, dal calciomercato per l'anno prossimo. Perché ormai è lampante, diciamo che col Palermo abbiamo avuto una sorta di, diciamo così, reazione. Oggi la reazione non c'è stata, io direi che non c'è stato niente. Io poi ho sentito, ma perché era caldo oggi? Cominciamo con le solite storielle, oggi era caldo perché il mister ha ritenuto opportuno mettere Morreo, perché lui le vede tutti i giorni quando si allenano. Siamo sempre le solite. Fondamentalmente, secondo me, doveva scendere in campo un altro tipo di formazione. Si preferisce poi Moreo, Bonfanti davanti. Davanti c'era solo Bonfanti. Moreo non fa la punta. Moreo non è una punta. Anche oggi abbiamo sempre il solito disco rotto. Io pensavo, vista la partita contro il Palermo, che i ragazzi, insomma, finalmente avessero trovato la via, la strada. Così non è stato. Quindi siamo altalenanti. Non c'è continuità e quindi di conseguenza questa è la situazione. Nell'arco generale delle cose, speriamo che finisca presto, questo, diciamo, questo penare continuo, questo alternarsi di risultati, perché comunque non si riesce a trovare, ripeto, continuità. Mister, lo sapete, NP oggi per me, NP. Moreo, il solito Moreo, ormai
ormai penso che e questo insista a mettere Morea. Va bene così, e ormai ce la dobbiamo prendere così e soprattutto il predestinato ce lo dobbiamo trascinare come una palla al piede fino alla fine del campionato, perché non è altro che una palla al piede. Mi raccomando, commentate il video. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.